Bentornati ragazzi su The Sims 3. È passato un bel po' di tempo dall'ultimo video caricato. Ho avuto gravissimi problemi con Fastweb. Non mi permetteva più di accedere a YouTube, ovunque io volessi entrare, e quindi non potevo caricare video. Mi dispiace. Per ricompensarvi inizieremo la serie di vita universitaria. Cominciamo subito con Crea unità familiare. Come vedete, ho preso la città di Bridgeport di Late Night per, diciamo, più un vantaggio economico, e anche da una parte che volevo fare una serie di Late Night, però poi non ho avuto tempo anche per il problema e quindi non l'ho mai cominciata. Vi dico che un paio di aggiornamenti, Supernatural continuerà un po' più spesso di come è andato avanti, perché ho fatto pochi episodi, ma soprattutto andrà molto avanti la serie, quella lì, come si dice, ragazzi, alla principale. Ok, facciamo un solo sim questa volta, dobbiamo andare all'università. E quante cose belle che ci sono, però per il mio enorme ritardo penso che qualcuno già abbia fatto un paio di serie sulla vita universitaria. Ok, iniziamo subito. Ecco qui, quelli che vedrete con il pallino arancione sono le espansioni di vita universitaria. Vediamo un po', ci sono molti capelli molto belli. Però non ne userò nessuno, almeno per i capelli, perché non mi piacciono. Ok, mettiamo... Oh, questi qua che li ho usati nella mia seconda serie una volta. No, non mi piacciono più però. Vediamo un po'. Tata. Questi qui. Vediamo. No, troppo brutti. Questi? No, troppo corti. Qualcosa di bello. No, quelli di base non si possono vedere. Ok, ho deciso, giusto che è una serie di come si chiama, vita universitaria, faremo capelli a vita universitaria. Colore, sì, questo qua va bene. Se no, vediamo un paio di cappellini con accessorio. No, sono brutti, quindi meglio di no. Sopracciglia, troppo brutto. Vediamo questo. Ok, quelle di base più o meno. Una bella barba da persone dotte. No, no, troppo brutto. Questo qui da persona... No, non mi piace. Io sono più per la barba completa. Vediamo questa qui, che è un po' più lunga. Sì, vabbè. Mettiamo questo oppure questa. Vediamo se è un po' più lunga. No, risalta solo un po' i baffetti. Niente di che. Ah, in questo video volevo salutare un mio fan che mi segue da quando ho cominciato le serie di The Sims 3, che ha sempre commentato, è stato sempre vicino, che si chiama attualmente Mark con CK finale Fian, almeno così si dovrebbe chiamare. Me lo so segnato, ti volevo salutare. Anche lui sta cominciando serie su The Sims 3, da come mi ha riferito. Passate sul suo canale se vi sono belli, mettete mi piace, iscrivetevi. Ok, volevo salutarlo, me l'aveva chiesto e io l'ho fatto. Se qualcun altro vuole pubblicità, almeno dal mio canale, che è molto piccolo, non so quanta pubblicità potrete ottenere, ma sarò sempre fiero di farlo. Ok, continuiamo. Intanto sto facendo le generalità prima di arrivare ai vestiti. Vediamo che naso. Sembra proprio alla francese. Non vado mai nei minimi dettagli per fare il sim, perché ammetto di scocciarmi. Poi lentiggini no, trucco no, che devi fare, tatuaggi no, non ne voglio, tatuaggi non mi sono mai piaciuti. Ok, passiamo alla parte degli abiti quotidiani.
Ok, un po' di lag a causa di non so cosa tengo aperto. Vediamo un po' cosa c'è. Bei vestiti. Dobbiamo, tutti questi qua che vedete sono tutti quanti di vita universitaria e sono anche molto belli, devo dire la verità. Facciamo un ricapitolo, una ricapitolazione. Ok, vorrei mettere qualcosa di leggero, giusto che siamo nella zona estiva. Cominciamo. Lo vorrei un tipo molto studioso all'università. È proprio per questo che mettiamo qualcosa di elegante, tipo questa camicia con questo maglioncino. Lo fa molto risaltare. Ok, pantaloni mi pare, se non mi sbaglio, erano pochi. Questo colore mi affascina. Dobbiamo metterci solo un paio di scarpe, che poche ce ne dovrebbero essere. Vediamo un po', tipo queste, forse di un colore diverso. Sì, lo so, non me lo dite che negli abbinamenti sono molto brutto a fare i vestiti, ma lo faccio a livello creativo, senza abbinamenti. Un po' come gli stranieri, voi dovete capire che solo in Italia ci siamo vestire a livello di moda per bene. Negli altri paesi, o almeno da come io ho potuto osservare, non si sanno proprio vestire. Ma lo dico veramente, non dice, tu lo dici così, no, a parte gli scherzi, veramente non si sanno vestire negli altri paesi. Tipo si mettono scarpe rosa con pantalone blu, maglia color oro, cioè senza un abbinamento. Noi invece in Italia più curiamo il nostro aspetto, curiamo a livello di moda, abbiniamo colori, specialmente le donne, molto le donne abbinano queste cose. Comunque la parte dei vestiti formali vorrei passare più su un'altra espansione che, come voi sapete, è quella di Late Night. Non so perché, ma mi affascina molto. Però questa volta non vorrei. Vorrei passare a qualcos'altro. Quelli di base no, perché non mi piacciono. Vediamo se qualcun altro c'ha qualcosa di bello a livello di eleganza. No, quindi noi ci mettiamo queste qui. Vediamo. Ok, mettiamo questa giacca con questa maglia molto scollata che vediamo tutta la peluria del trage. Poi un bel jeans attillato, non quello là però, ce ne sono altri? Sì, che ce ne dovrebbero essere, però sono io che non li trovo adesso. Oppure è un bel pantalone. Molto bello, sì. Scarpe rimaniamo quelle che ci sono. Passiamo a abiti da notte. Se mi sbaglio ce n'erano un paio di completi da parte vita universitaria. Su. Ok, mi ricordo male. Scendiamo. Ok, io direi qualcosa di base. Non ci sbilanciamo, se no mettiamo tipo questi qua, che sono un po' tipo, penso, Adamo ed Eva. Non so, meglio cambiare. I super pigiamoni, però sono brutti da vedere. Questi qui troppo esagerati. Questi sono quei super attillati che tengo anche nella versione base, vero? Sì. Ok, pigiami normali. Eccolo qui. Sì, è normale. Passiamo agli abiti sportivi. Qui già c'è qualcosa di molto più bello. Ok. Weeb. Mettiamo questo qui come pantaloncino. Penso sia un pantaloncino anche per come si chiama, costume da bagno. Poi una bella tuta da sopra, tipo così. Oppure questa qui. No, però sembra tipo da calcetto, una cosa del genere. Ok, rimettiamo questa qui che è molto scollata.
Oppure questa qua perché c'è un colore diverso. Ok, risalta comunque la parte scolastica. A me questo interessa. Il fatto di vita universitaria. Sì, perché andremo all'università. Che costa anche un bel po', per, diciamo, per l'inizio. Non si scherza con l'università. Costa tantissimi soldini. Mettiamo queste scarpe qua da ginnastica. Passiamo ai costumi di bagno. Mettiamo questo qui. Va bene. Abiti per l'aria aperta. Vediamo cosa c'è. No, mettiamo una di queste belle felpucce. Una giacca? Non questo qua, che è molto bello, anche se devo dire. Giacca, cravatta, camicia. Però cambiamo. E come pantalone, tipo questo qui, che è di Supernatural. Ce lo teniamo. Bello con le Converse sotto, Converse rossa. Ma rimaniamoci le rosse perché fa un certo chic. Poi personalità. Aggiungiamo dei tratti. A disagio in società? No, non credo proprio siamo a disagio. All'avanguardia, questa è molto per l'abilità dell'arte, diciamo. Se non mi sbaglio, sì. Ah, come possiamo vedere c'è anche scritto. Diciamo le faccio un po' veloci, faccio vedere ambizioso o no. Vediamo, amichevole mettiamo sicuro. Animale da festa. Ci divertiremo tantissimo. Buono, carismatico. Dovete ancora quale facoltà scegliere. Vabbè, poi vedremo. No, folle no. Geniale, che ci servirà molto. Inguaribile, romantico. E voglio anche mettermi topo da biblioteca, perché ci servirà tantissimo, ve lo dico io. Raccoglitore. Ok, non ci serve per il momento. Scultore capace. Dove sta? Topo da biblioteca. Perfetto, accettiamo. Chirurgo di fama mondiale. Carriera giornalistica livello 10. Scrittura, pittura, no. Scrittore professionista, no. Raggiunge il livello 10 della carriera cinematografica registica. Io direi di accettare questa, così ci facciamo anche una parte di Late Night, che è molto bella. Preferiti e voce, vediamo un po'. Miazzo, Shabo, Zondel, Mott, Ebli, Conderoy, Ebli, Fabbo, Teffaglow. Ok, un po'. Papo Herbie, Ebli, Conderoy. Perfetto. Vediamo, cibi preferiti, facciamo anche questa parte, che sono parti che non faccio quasi mai, però accettiamole. Non so, facciamo hamburger. Musica preferita R&B, che non ricordo quale sia. Colore celeste, turchese. Un bel verde acido. Ok, segni zodiacali. Per chi non lo sa, io sono dei gemelli. Ok. E possiamo accettare la nostra, il nostro sim, sempre della famiglia King, un altro Rhyton. E io direi che per questa parte sia tutto. Ci cercheremo un bel appartamento per risaltare Late Night e non le casine che sono qui, anche perché sono molto economiche, oltre ad essere molto piccole. Vivremo in grandi attici. Quindi per questa parte è tutto, che cercherò di caricare oggi. Arrivederci e bentornati.